Sono Landi Marco e ho frequentato il Master in Commercio Estero e Marketing Internazionale del 2013 e quindi sono responsabile marketing e seguo una parte di commerciale di Rivi Magnetics SRL. Rivi Magnetics SRL è un'azienda che si occupa di progettazione e produzione di sistemi di ancoraggio magnetico. Quindi appena terminato il master e sono entrato qua dentro e si è verificato molto, tutto molto fluido e costruttivo. Ecco, l'efficacia del master si è verificata soprattutto subito dalle prime settimane, sia in ambito marketing che in commerciale. Le lezioni fatte sono state utili, sono state estremamente utili in quanto comunque di tipo concreto, molto, molto, molto professionale e indirizzato soprattutto in ambito lavorativo, ecco. La grossa differenza che ho notato appunto a livello dall'università, dalla facoltà di economia e marketing internazionale che ho frequentato a Modena, è stato appunto un approccio estremamente più concreto e diretto e rivolto al mondo del lavoro. Se dovessi riguardare me stesso all'interno delle lezioni, sì, io darei proprio un risultato, un feedback estremamente positivo. Diciamo, i docenti estremamente professionali e disponibili, docenti che per fortuna diciamo, avevano poco a che fare col mondo dell'università e questo proprio permetteva al docente di essere molto più concreto. IFOA secondo me è entrata nei panni dell'azienda ed ha voluto progettare questo master e permettendo di fornire una risorsa lavorativa competitiva e concreta dai primi mesi dell'inserimento in azienda. E ho iniziato questo rapporto di tirocinio con Rivi Magnetics che si è tramutato abbastanza spontaneamente in un tempo determinato per il semplice motivo per cui tutti i progetti che avevamo pianificato, quindi il planning che all'inizio del tirocinio avevamo iniziato a fare, quindi era un inserimento ponderato sia da parte loro che da parte mia, e si è rivelato comunque proseguire in modo corretto e comunque redditizio. Ecco, ragione per cui il tirocinio si è rivelato per adesso in tempo determinato e con buone prospettive di inserimento indeterminato, però vediamo come vanno avanti le cose. No? E, ecco, le modalità per cui il tirocinio si è trasformato comunque in tempo determinato è stata proprio la fluidità e nel perseguire diciamo il planning che ci eravamo imposti all'inizio del tirocinio.